Salve popolo di YouTube, dopo la trasmissione di ieri sera, che veramente ha avuto un sacco di visualizzazioni, questo è il proseguo della trasmissione di ieri sera. Ritorniamo sull'unico ambo del metodo, l'ambo vittorioso, che non è in vendita, visto, lo sapete. Occhio all'altro ambo secco. E ricordiamoci sempre una cosa: il sottoscritto, la previsione, la gioca per prima. Il biglietto ve lo fa vedere prima dell'estrazione, non dopo, prima dell'estrazione. Ma sapete com'è, giusto per una... questo è il mio modo di fare. E allora ci dobbiamo ricollegare assolutamente al discorso di ieri sera. Ma prima di fare tutto ciò, come dissi, poi vi farò vedere lo scontrino del 90, amici miei. Questo è lo scontrino del 90. Erano due ambi su Roma, 52-90 e 25-90. Come al solito, questo, diciamo, intelligente di turno, li ha messi tutti e tre insieme. Vabbè, comunque, a prescindere. Se vogliamo, poi poco cambia. Quindi, questo è il 52-90 del 13 settembre, che usciva su Roma. E io vi diedi 90 e 30, stranamente è venuto 90, 52 e 30. Il colpo successivo abbiamo vinto con 54 e 90 su Roma. Ma attenzione, da dove veniva fuori tutto ciò? Un attimo, su, tolgo un attimo lo scontrino da qui per creare un po' di spazio. Tolgo anche quest'ambo 10,84 e dopo ne riparliamo. E vado a mettere l'estrazione del lotto, amici miei, tutto rigorosamente in diretta. Che mi sono reso conto che solo spiegando le cose le persone si possono fare, amici miei, un'idea, altrimenti non si capisce nulla. Allora, l'estrazione del lotto. Ritorniamo sul fatto perché è venuto fuori questo 90. Io quando ve l'ho dato vi ho spiegato da dove veniva fuori e adesso ve lo rispiego. Ah, com'è? Ci fosse qualche dubbioso o qualcuno che non ha visto la trasmissione, e allora l'andiamo a rivedere, amici miei. Un attimo solo. Eccolo qua. Qui ovviamente stiamo parlando del metodo della triade d'oro, amici miei. Stiamo parlando di questo prodotto che io ho stampato nel 96, quindi stiamo parlando della bellezza di 28 anni fa. Questo è giusto per darvi un'idea, la triade d'oro. Allora, vi spiegai, vi dissi chiaramente, vi feci vedere il triangolo perfetto sulle rute di Firenze e Roma. 9 più 30, 39, ruote addirittura diametrali, quindi più importanti. A fianco, terzo estratto 69, ecco il triangolo perfetto. Vi spiegai che quando tre numeri hanno una doppia distanza 30, entra in azione il metodo, la triade. Si prende il numero più grande e si sottrae agli altri due elementi. Quindi 69 meno 9, 60, 69 meno 30, 30, 30 più 60, 90. E vi dissi chiaramente che i tre numeri, 30 e 60, si rimettono in gioco. Ve l'ho spiegato non una volta, ma 10 volte. Ma c'è chi ha voluto capire e chi non vuole capire. E pazienza, un attimo solo.
fare così perché sono capace di fare anche fermi immagini, sono capace di tutto. Non vuol dire che non vuol conto, come si dice a Napoli. Eccolo qua. Servito 90 e 30. Ma che cosa cambia? Che chi c'ha questi opuscoli qua? Estratto sulla ruota unica. Di qua, amici miei, si gioca in un certo modo. Vedete? Vicino al 30 e 90, che cosa è venuto fuori? Il 52, amici miei. E sapere accoppiare i numeri non è difficile, perché quando si hanno metodi così forti, come il 5,50 che è uscito a Cagliari, sarebbe la quartina del 90. Gioca una sola quartina. È venuto fuori. È ovvio che se si gioca una previsione, non se ne gioca un'altra. Poi uno ne vuole giocare più di uno, non è che c'è l'obbligatorietà di non poterlo fare. Attenzione. Ma quando i numeri vengono messi in questa situazione, voi li vedete uscire. Perché quel 9,39,69 che vi spiegai doveva venire fuori sia su Firenze che su Roma. Io adesso non so, ma eccolo qua, il colpo precedente. Roma. Estratto 9, che se vi ricordate la previsione che vi diedi 6,9,69. Il 9, eccolo qua. Andiamo a vedere il colpo precedente. Ma giusto così, una carrellata, amici miei. Li guardiamo insieme. Eccolo qua. Il 69. Vedete? Uno dietro l'altro. Questo è il metodo della triade. Ma poi alla fine, del suo giro, ha pagato con 30 e 90. 30 non è nient'altro che la doppia distanza della condizione che era 9, 39 e 69. Vedete, sopra è andato a Firenze il 39, magari fosse sceso giù a Roma. Questo era quaderno, 30, 90, 52 e 39. Ma vedete la precisione della metodologia. Il 90 e 30 su ruota. Attenzione. Colpo successivo. 90 e 54, con oro. Occhio, vi ricordo che se voi giocate in lampo secco con 1 euro più l'oro e uno dei due numeri va in quinta posizione, sono 690 euro. Con un solo euro più 1 euro d'oro, cioè con una giocata di 2 euro. Se giocate lampo, quanto puntate sul lampo, tanto va puntato sul numero d'oro. Adesso occhio. Perché cosa è uscito su Firenze? Ancora il 9. Cosa vi dissi io? Il 9 o il 90 voi lo rivedrete in prima posizione. Andiamo a rivedere. E così è stato. Molti l'hanno giocato. E l'hanno beccato. Eccolo qua. Come vi spiegai, vi dissi, il 9 e il 39 sono presenti in prima posizione, il 69 in terza, triangolo perfetto. Attenzione, vi spiegai, siccome il 9 ed il 39 sono in prima posizione, noi rivedremo comparire il 9 e il 39 in prima posizione sulle ruote di Firenze o Roma. Trentanove in prima posizione e c'è poco da fare, amici miei. 9 come per magia in prima posizione. Ma chi è che fa le vincite ottime? Sono quelli che giocano una previsione e basta. Perché voi pensate chi ha giocato questa previsione? Ha preso il 9 e 39, qua parliamo di una sola posizione. Qua non ci sono scusanti. Non stiamo parlando dell'ambata che paga 10,6,
volte la posta, stiamo parlando dell'estratto determinato, che sono oltre 50 volte la puntata. Sarebbe 55 volte la posta, meno l'11%, insomma, mi pare 51,70. Ma il 9 è andato in prima posizione, così come vi ho detto io. Il 39, stessa cosa. Adesso qual è il numero, l'elemento mancante che manca? Occhio, il 39 è venuto fuori, il 9 è venuto fuori, manca il 69. Chiaro. Il lotto per me, come l'ho sempre visto io, è un qualcosa di perfetto. Per me i numeri ci hanno memoria, come infatti quel 9 è tornato in prima posizione dove stava come partenza, il 39 è tornato in prima posizione. E se ci fate caso, in tutti e due i casi, sulla ruota di Firenze, dove c'è il primo elemento dei tre, cioè sotto abbiamo 39, 69, e sopra un solo numero, cioè il 9. È sempre che è proprio lì dove è presente e uscito. Questo 5,50, eccolo qua. C'è chi ha l'opuscolo mio, il mio opuscolo, amici. Andiamo a vedere. Eccolo qua. La condizione stava qua. La condizione del 10 settembre, stiamo parlando di ruota unica. Un attimo su. Vediamo se trovo l'opuscolo a portare in mano. Eccolo. Ed è bello, amici miei, vedere dei numeri che sortiscono avendo un metodo. Cioè, avendo un metodo, uno non ha bisogno più di nessuno. Eccolo qua. La quartina con il 90. Qui c'era la condizione. Se io vado ad aprire l'opuscolo, un attimo su, non posso far vedere di più. Devo fare attenzione qua. Per chi volesse fare un gioco più ristretto. Ecco, questo è il mio opuscolo, amici miei. Devo fare attenzione a non far vedere più del dovuto. Non posso far vedere l'opuscolo per chi non ce l'ha eventualmente. E si mettevano in gioco tre ambisec su ruota unica. Un attimo su. E 3 Cagliari 5,50. Che non è che il professore non ha metodi favolosi. Io ce l'ho i metodi favolosi, amici miei. Non è uno scherzo. Su una sola ruota stiamo parlando. Peccato che 50 sopra su Bari è andato in posizione e su Cagliari no, altrimenti lì sarebbe stato con ogni euro 690 volte la posta, amici miei. Cioè, se io gioco 5,50 con 2 euro sopra più 2 euro d'oro, cioè l'AM non me lo paga 4,60, attenzione, me lo paga 1.380 euro. E là noi dobbiamo cercare di punire. Per quello che è possibile, tra virgolette, punire all'automatica, lì dove possiamo pigliare di più, che non è che ci pagano cifre altissime. Quindi c'è ancora la ripetizione su Firenze-Roma del 90, non è finita. E ci è rimasto il 69 in prima posizione su Firenze-Roma, dal metodo La Triade. Perciò io ho messo in offerta i miei opuscoli. Quando avete un metodo del genere, c'è poco da dire e poco da fare. Perché vincere in pochi colpi, due ambisecchi e due estratti con una sola posizione, non è uno scherzo. Va bene? Io perché vado tranquillo sull'estrazione di questa serie e dico, per me sarà un altro boom boom. Al di là dei due ambisecchi che avete visto che io gioco per prima, perché consigliare senza giocare è facile. Giocare vuol dire anche crederci. Poi far vedere gli scontrini prima dell'estrazione, ancora meglio. Ma quello è un ambo, due ambi, che usciranno nel tempo, ma per quello che mi riguarda, sulla ruota prestabilita e quindi di conseguenza si tratta solo di attendere. Attendere come una persona attende quando va al lavoro. Attende la fine del mese per avere giustamente i suoi diritti.
chiaro. Ma avendo una consapevolezza e una forza alle spalle dei numeri. È una vita, amici miei, sono 30 anni, non è uno scherzo. Io ho finito la mia trasmissione, amici miei, genuina. A questa sera, chi lo so, per qualche altro, bubù, ciao.